Oggi, 22 novembre, si festeggia Santa Cecilia e in occasione di questa ricorrenza la diocesi di Fano Fossombrone Cagliipergola organizza un pomeriggio dedicato tutto alla musica con la seconda edizione dell'appuntamento intitolato Cecilia, Uniti nella Pace. Il concerto, di ingresso libero, è in programma per domenica 26 novembre alle ore 17 nella sala riunioni del Centro Pastorale Diocesano in via Roma 118. Ad esibirsi 5 realtà del nostro territorio, tra questi il coro Canta che ti passa, la cappella musicale del Duomo di Fano, il coro di voci bianche Incanto, il coro dell'Istituto Diocesano di Musica Sacra e il coro polifonico malatestiano. Cecilia è la patrona della musica, degli strumentisti e delle corali. È una donna, e questo in questo tempo ci piace molto sottolinearlo, che ha dato la vita per la vita. Una donna che ha saputo mettersi in gioco andando contro la violenza, andando contro il potere, il patriarcato, tutte realtà che ancora oggi sono fortissime nell'attualità. Cecilia, Note di Pace, è il sottotitolo che abbiamo voluto dare quest'anno, proprio pensando alla pace come al dono prezioso che ci sta sfuggendo di mano in Europa, nel Medio Oriente, in quello che Papa Francesco chiama la terza guerra mondiale a pezzi. Credo che queste realtà trovino proprio nella musica la armonia, la possibilità di armonizzare le diversità. Quindi è un messaggio che vorremmo veramente lanciare alla città di Fano e che tutti i coristi, oltre 120 tra giovani e adulti, vorrebbero dare a una città che ha bisogno veramente di essere un segno e uno strumento di pace. Dico strumento perché già San Francesco, nostro patrono, ha sottolineato proprio in un suo bellissimo canto: fa Signore di me uno strumento della tua pace. Questa iniziativa è all'interno di un'iniziativa nazionale che è la FENIARCO, un'associazione che mette insieme le associazioni dei cori regionali, fa ogni anno. Sono concerti che si svolgono in tutta Italia nel nome di Cecilia e che accomunano tutti gli italiani proprio nel canto, nella musica e nel coro. Invitiamo tutti, l'ingresso è gratuito, vi aspettiamo quindi domenica sera al centro pastorale alle 17.